Amici di Poker News, siamo in compagnia di Virgilio Di Cicco, uno dei giocatori che sarà protagonista a questo final table della tappa IPT di marzo qui a Nuova Gorica. Andiamo quindi a conoscerlo meglio e chiediamo subito un'autopresentazione. Virgilio, non ti abbiamo mai avuto ai nostri microfoni, per cui da dove vieni, da quanto tempo giochi a poker, insomma quello che vorresti che si sapesse un po' di te. Niente, io vengo da Cassino, vicino Roma, gioco a poker da un anno e mezzo. Quindi da pochissimo ho fatto tre o quattro eventi importanti, soddisfattissimo chiaramente di quello che sta succedendo oggi, quindi felicissimo di questo risultato. È il primo torneo quindi live importante in cui arrivi avanti? Sì, è il primo. Sensazioni, te la stai giocando senza quindi grandi aspettative o nonostante sia la prima volta che arrivi a un final table sei ambizioso e credi di poter andare avanti? L'ambizione fa parte di tutti, è chiaro che in questo momento sono felice, gioco alla Virgilio, quindi con la massima tranquillità e calma, perché è un gioco, quindi non mi spaventa nulla e gioco serenamente e tranquillamente. Com'è che hai conosciuto il gioco un anno e mezzo fa? Tramite qualcuno, online? Qual è stata l'occasione? Ma tra amici, da vecchio giocatore di poker ho mollato il poker 5 carte e ho iniziato a giocare. Un passaggio obbligato per tantissimi. Questo ha influito magari anche il tuo stile, avere un passato da giocatore a 5 carte, hai magari un approccio un po' più loose, quindi delle starting hands più ampie, o ti vedi magari come in tanti quando iniziano ad arrivare ai primi tornei importanti invece con un approccio un po' più tight? No, assolutamente, non ne vedo tantissime differenze, anzi, vedo più divertente questo come sia come gioco, come strutture, e poi niente, conoscere tanta gente, tanti amici, tante persone nuove, quindi è molto molto più interessante. E la tua idea, visto che tu sei dentro l'ambiente oramai da un anno e mezzo e che magari hai la possibilità di arrivare fino a tavoli importanti come questo, rispetto al movimento italiano qual è? Cosa credi che stia succedendo? Tanti giovani che magari arrivano dall'online, tanti appassionati di poker, tanti che lo vivono anche come il tentativo magari di fare un po' il colpo della vita e guadagnare una somma rapidamente, un po' per fortuna e un po' per abilità. Qual è la tua idea? Beh, intanto ci vorrebbe più spazio in Italia, che in questo momento non c'è. Ci sono molte privazioni, per cui molte cose che vanno, speriamo vanno risolte al più presto possibile per dar modo di fare questo gioco meraviglioso in una maniera diversa e farlo più spesso. E ai ragazzi di divertirsi, partecipare, punto. Molto sereno. Virgilio, tu cosa fai nella vita, al di là di giocare a poker? Commerciante. Quindi dedichi tanto tempo, hai la possibilità di giocare anche online o saltuariamente magari solo live? No, gioco online anche quando sono in ufficio che non ho niente da fare, prendo, apro il computer e quindi mi metto a giocare online. Quindi. Va bene, dalla tua tranquillità magari un suggerimento finale, tu hai qualche regola, qualche scaramanzia che segui, che rispetti prima di giocare magari partite così importanti o anche tu un po' come Salvatore a briglie sciolte? Ma io sono un tranquillo, quindi vado tranquillo. Quel che succede, succede, non mi interessa. Tanto è un gioco, ripeto, è un gioco. Forse questa è la virtù più importante, non facile da apprendere, però la tranquillità al tavolo sicuramente può pagare. Sicuramente. E lo consiglio a tutti. Va bene, allora ti ringraziamo per essere stati con noi. Ovviamente facciamo in bocca al lupo anche a te. Speriamo di riaverti ai nostri microfoni a presto. Crepi due volte il lupo, non una. Ciao. Ciao, grazie.